Ottimo servizio questo proposto ieri alle Iene, 20 gennaio 2019, a firma di Andrea Gresti, la famosa Iena toscana, va infatti ad incontrare il buon Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, poche ore prima della operazione per rimuovere il tumore al cervello che si è tenuta, vi ricordo, all'ospedale San Camillo di Roma. Ce l'ho fatta, avrebbe detto il buon Francesco uscito dalla sala operatoria. Pensavo che a me non sarebbe mai potuto succedere. Era un tumore di 5 cm infilato nel mio cervello. Andrea quindi lo va a incontrare il giorno prima dell'operazione. Francesco gli racconta come ha vissuto da quando ha scoperto di avere questo tumore al cervello. Non dormo più, penso solo a questa cosa. Continua a crescere a vista d'occhio. Continua a crescere a vista d'occhio. È come avere una bomba a orologeria in testa. Ho ancora tante cose da fare. Non sono mai diventato padre. Non sono mai stato sposato, ora rischio di non vederci più, o potrei restare paralizzato, oppure avere problemi psichici come la demenza. Non riuscirei ad accettarlo. Francesco poi c'è da dire che è un ragazzo come tanti altri, avrebbe detto di aver pensato di non operarsi, e avrebbe detto, ho detto sti cazzi, faccio finta di non averla mai saputa questa cosa. Ma il buon Francesco ha stretto i denti fino all'ultimo, affrontando in maniera completa, totale e diretta questa delicata operazione. Insieme a lui si vede appunto Andrea Gresti che lo vede entrare all'interno della sala operatoria in un silenzio davvero pazzesco. Insomma, dopo sette lunghissime ore, quando arriva la mamma di Francesco, si capisce che finalmente il ragazzo è fuori pericolo. Insomma, sono stati bravi e non poco i medici del San Camillo e a loro va tutta quanta la mia stima e il mio rispetto per ciò che hanno fatto al buon Francesco Chiofaro, ex concorrente di Temptation Island. Il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, datemi la vostra opinione, un cordiale saluto a voi tutti. Questo video non vuole ledere la privacy di Francesco Chiofaro, alias Lenticchio, né della sua famiglia, ma solo informare eventuali persone.